Amico mio, visto che ancora non è iniziata, 10 secondi di buon augurio per gli amici milanisti e nostri. Ah, minchia, avanti tutto, amico mio. Mamma mia, amici milanisti. Ma sì, Milano Allegri, se piate la scoccia, voglio vedere se fa fine partita. Vuole 3 3. Segnatevelo, 3-0 finisce. Dai, pronostichino tutti là, pronostichino tutti. Asso, pronostico. 2-0, 2-1 Inter. Molto bene. Daoud, pronostico. 7-0 Inter. Faina, pronostico. 2-1 per l'Inter, grazie Daniel. Enerix, pronostico. 0-2. Ale? 2-1. Torre? 1-1. 3-0, 3-0. Vabbè, Zurlo, pronostico. Paura, frate. 1-1. Per me finisce 0-3 per la Juve, tripletta di Vlahovic. Vamos! Amico mio! Parte la Juventus. Me la sto mettendo sull'iPad che la vedo meglio. Bravo. Andiamo, ragazzi. Comincia. Tante, fra, dai. Barella. Solo vincendo i rimpalli si è andato avanti, fra, dai. Ancora Barella, scambio tra i due. Calhanoglu. Calhanoglu. Pavard. E allora rigore! Cambiano. No, non è rigore, assolutamente siamo a metà campo ancora un po'. E allora Calhanoglu. Palla per Darmian. Pavard. Barella. Darmian. Barella. Palla dentro, palla che ma che è? Annulla, annullalo, te prego. Il gol di Thuram. Te prego, annullalo. Il vantaggio dell'Inter. Calma. Marco! Annullalo. Il vantaggio dell'Inter. Calma, che se la tocca Pavard c'è il rischio del fuorigioco. Fuorigioco. Con Marcus Thuram. Calma. Chesney è dubbioso, attenzione, eh. Calma, io dico calma. Vediamo, Pavard è regolare. Il cross di Barella è buono qua. È tutto buono. No, è tutto buono, ragazzi. Tutto buono, dai. Autogol di Federico Gatti. Ma è autogol, autogol di Gatti. Autogol, ma che Marcus. Autogol di Gatti, ragazzi. Normale, ragazzi. Porca troia, ce l'ha il fantacarso. Ha fatto autogol di mano. Ha fatto autogol di mano. Autogol di mano. Porca troia. Ti ho ammazzato questa cosa, no, potevi segnare tu Ram invece. Oh, mamma mia, mamma, la mano, la mano. Non c'è nulla, Va così, va così, c'è l'intenzionalità, c'è il check però, eh. C'è il check, attenzione che è andato alla Maradona. Io leva. Non l'ha mai presa, Oh, però corre, va così, leva, lui, corre, lui ci va così, lui ci va. Con la c'è cover, ma io leva. Sai che gli leva, il gol è buono. Davvero 15 minuti in più, mamma mia. No, ha dato 10 secondi, giustamente, perché si era interrotto il tempo. Certo, giusto il tempo di poter dare la possibilità all'Inter di segnare. No, assolutamente, perché se doveva fare questo lo faceva finire, no, imbecille. Comunque, finisce il primo tempo. Insomma. Daoud, abbiamo fatto il reel del gol, eh? Assolutamente no. beh, direi no. L'audio, torre di merda. Direi no. Vabbè, ma oh, come ci si permette qua? Direi. Allora, apriamo le gabbie per questo fine primo tempo e vediamo se si collega il buon Camelio dallo stadio San Siro in Milano. Zurlo, prego. Primo tempo. Eh no, Zurlo sta perdendo 1-0, vuole dire qualcosa? Oppure facciamo finta di nulla, Zurlo? No, vabbò, la partita che mi vogliamo aspettavo, gol sfortunato secondo me, perché poi era la partita, dai, il primo tempo secondo me era da 0-0, va detto che, dai, non ricordo tiri in porta dell'Inter, l'unico è quello di Gatti, quindi partita da 0-0, la sfortuna o la fortuna dell'Inter di solito la fa da padrone, ora però... occhio ai cambi, occhio perché sarà un'altra Juve, un'altra partita. Io ci credo perché la squadra c'è.
Sarà una partita, perché cambi, per ora la Juve non cambi, si è vista in campo. Cambi che la, Juve in realtà ha avuto, la Juve in realtà ha avuto l'occasione, secondo me, più grande di questa partita, sprecata da Dusan Vlahovic. Perché poi le cose non è neanche arrivato in porta. No, Torre, quella è un'occasione sprecata. Quella è un'occasione sprecata. Ma che c'entra? Ma se sbaglia con tutto il bene, che occasione è? Non è più l'occasione. Potenzialmente, la parola potenzialmente, se prendi la Treccani, ok, potenzialmente è l'occasione più grande della partita. Detto ciò, ora occhio a Federico. Giacomo Losi. Ma che cambi farebbe lo Zurlo se fosse Losi, panchi, allenatore della Juve? Il capitano della Roma che ha vinto capitano storico Giacomino Losi. Condoglianze a, chiaramente alla famiglia. Quante ne aveva? Da tanti, 88 mi sembra, 89. Condoglianze. Comunque su condoglianze, ovviamente sui cambi che farei, ovviamente 88, c'è Chiesa 88. Ah vabbè, dai, ciao. Grazie Ste. Cazzo ci arriva. Chiesa per me è un cambio che va fatto presto, anche perché Ildiz non lo vedo benissimo. E poi UEA e Link Junior mi aspetto, perché comunque è una partita dove poi la velocità farà la sua. Grazie Faina comunque. Enerix. No, sto guardando se c'è mano di Turam. Comunque, dai, faccio un'analisi, se no vado avanti. Ale, lei uomo di calcio, faccia un'analisi sul primo tempo, poi parlo io. Allora, secondo me lo 0-0 era più giusto, però se una doveva andare in vantaggio, forse l'Inter ha avuto un paio di cross, sì, cosa, anche se occasione con Turam, lei. Anche se ha ragione, ragazzi, Simone, ma io potenzialmente l'occasione di Vlahovic è veramente tanta roba. Sì, ma scusate, la Juventus tira mai in porta, però, ragazzi. No, ho capito, la Juventus infatti fa zero tiri, stiamo a parlare del nulla, però, ma ragazzi. Se dobbiamo parlare per potenziale, ragazzi, però, ho capito. Se dobbiamo parlare di occasioni potenziali, l'Inter, allora che dobbiamo parlare? Però, ce ne avete 10 potenziali. Però, scusate, L'Inter ha provato a fare la partita e la Juve a non giocarla. Ma io non sono sicuro non ci sia mano di Thuram, eh? Non c'è mano su. La Juventus è stata troppo rinunciataria, secondo me. Mettiamo le statistiche un attimo, Eni, del primo tempo, poi sentiamo pure Stefano, facciamo un giro, dai. Ma come fa a non toccare la chat che è in direzione della mano? È fortunato. Io ti dico, secondo me è fortunato. Ma mette pure Chiesa, Ildiz e Vlahovic, è troppo. Eni, guarda che te la sto facendo rivedere. Fammelo rivedere al volo. No, vai 30 secondi avanti, che tanto è dopo il replay. Vlahovic. Anche altri 30, anche altri 30. Grazie. No, 30 okay. Ok, qua. Grazie, Edos. Metti dentro Camelio dallo stadio. Metti Camelio dallo stadio. Metti Camelio dallo stadio. Ma come fa a non prenderla? Ma io non vedo Camelio. No. Eccolo. Camelio, ci dica sensazioni da San Siro, prego. No, non si può inquadrare il campo, imbecille. No, fratello, tocca allora, a te. Voglio sapere prima chi c'è in live, se no esco. Lo puoi vedere anche tu, Camelio. Lo puoi vedere anche mio. Lei, prego. No, aspetta, Torre, vai. Ma chi è? Camelio, ci dia un'opinione allo stadio, imbecille! Allora, intanto... Posso parlare? Se mi certo, chiedi... scusi, prego. Camelio, non volevo. Allora, intanto, come vedete, a Milano il telefono prende, non è incivile come Roma, è Napoli. Ti sei connesso al mio wifi, Camelio? Ma porta imbecille! Poi, ti porta imbecille, senti. Sarri non si vergogna quello che ha fatto oggi. Ma parli dell'Inter, lì, è San Siro! Aspetta. Imbarazzante. Voto 10. Ne parliamo domani in live. No, ci dica della partita, le emozioni allo stadio, prego. Voto vecchio 10, uomo interista. 10 a Inzaghi, 0 a Allegri. Una vergogna. Bravo Camelio. Benvenuto maestro. Buonasera a tutti. Ciao Marino. Buonasera Juve. Ciao Fabio. Rimettimelo Torre per favore. No, la Juve gioca per fare 1-0-1. 1-0 dico. Mettete il link al Prime in chat. Simone Camelio se non parla. C'è casino. Basta, lascia così. La Juve è una grande squadra. Non può andare a Milano e giocare come. Bravo. Come fate parlare il maestro. Ci dica, maestro, dopo i primi 45 minuti, prego. Un assedio, una volontà dell'Inter di schiacciare, una Juve che per me dietro è impeccabile. Parlo con il miglior amico di un, non posso dire, di chi c'è in campo.
però alla fine la barriera è caduta, loro hanno fatto un atteggiamento che non va bene. Lo scudetto non lo vinci così, ma io ho rispetto per la Juve, ma non puoi venire a Milano facendo il pungico, no? Giusto. No. Mi ricorda il Puma di un altro allenatore a me. Enrico adesso si mette male, per loro rischiano la goleada. No, ma la Roma ci ha provato e poi dai, il gol l'ha preso e alla fine, ma è meglio che te la giochi. Secondo me Juventus ce l'ha i giocatori per giocarsi la pari con l'Inter. Non so perché non abbia. Ma scusa, la Juve rischia la goleada. Fabio, no, che partita avete visto però? Aspetta, no, che partita avete visto? Cioè, ma che ma azzurro, zitto, Camelli, vabbè, azzurro, ma, Simone, cioè, azzurro, ma di che, cioè, ma che abbiamo visto, no, però non ho capito, ma normale che all'Inter non c'è costruito, fate parlare Zurlo. Ma che partita ha visto Fabio? Cioè mi sembra che si stia parlando di un dominio, mi sembra che si stia parlando di un dominio dell'Inter. Ma dominio di cosa? No, vabbè, dai, ma giocate in casa, però, Ma ne mette le statistiche. Ma giocate in casa, siete più forti. Un tiro in porta fa l'Inter, raga. Statistiche stanno uscendo ora. Scusami, ma il Bologna è venuto più a giocare a calcio. D'accordo. Questa è una favola che smette. Ma è un altro discorso. Questo è un altro discorso. È come un altro discorso. Ma Sassuolo ha giocato meglio della Juve. Simo, ma è normale che l'Inter non può costruire 300 palle gol perché la Juve sta tutta dietro. Grazie del Kiwi. Però la Juve è troppo rinuncia d'aria, dai, te lo dico proprio. Ma sì, ma guarda, rinuncia d'aria, ragazzi, in parte sì. Aspettate, no, perché sono serio. Simone, scusami, Simone, ma secondo te tra Locatelli, Kostic, Yıldız, Vlahovic non riesce a fare un triangolo, ragazzi? Ma non scherziamo, dai. Fanno tre passaggi in croce. Troppo isolato. Vlahovic non sa stoppare un pallone, ve l'avevo detto. E la gente anche alla Rai. La Rai è contro gli operai. Ho detto, ma come fai a dire che maestro totalmente ubriaco? No, ragazzi, un attimo, ragazzi, perché qua mi prendete per pazzo. Ma io sono serio. Guardate, ho scritto a Luca Marelli, vuoi che ti legga? Sacco di merda? No. Ho scritto a Luca Marelli, guarda, vuoi che ti legga o no? Come fa a non essere mano, bro? No, per me non la prende, non cambia. Ma non cambia. Devo sperarlo per essere da annullare? Ma non cambia, dai. Non la prende. Leva, dai, metti le statistiche su. Prenderla. Metti le statistiche su. No, se la palla è andata, va bene. 100% possesso Inter, dai. Te do io le statistiche. Non ve lo dico, me ne vado. Ciao. Dimmelo. No. Maestro, diccelo. Cioè, Marelli, mentre sta lavorando, scrive a Fabio Verri. Se vi interessa ve lo dico, se no vi lascio... Prego, maestro, metta le statistiche, Enerix. Buon lavoro, Luca, ti voglio bene. Per me, Thuram, c'è qualcosa che non mi convince con il braccio, perché io lo scrivo. Esatto. Perché io non sono una merda. Porti rispetto al maestro, Enerix! Io gli ho scritto... Buon lavoro Luca, ti voglio bene, per me Durham con il braccio la tocca. No, la chat non si può far vedere. Come Enerix. Non cosa ti ha detto? Dimmi cosa ti ha detto. Ciao Fabio, no, la mano rimane esattamente nella stessa posizione, le dita non subiscono alcun movimento, l'abbiamo visto tre volte. Ma non è vero. Slow motion. No, ma non lo prende Enerix, dai, su. Fabio. Mi sento, però Fabio. Se nessuno rispetta anche Vito Marelli. No, Fabio, una domanda. Fabio, prego Camelio, prego. Ma perché? No, chiedevo perché Simone ci ha detto a me, a Fabio, che partita abbiamo visto? Ma che partita ha visto Simone? No, perché si stava commentando la partita come se doveva finire 3-0 per l'Inter il primo tempo. Però non è così. Io è stato scandaloso, dai, ragazzi. Su. Dai, Simone, fate schifo. Io conto le occasioni, ragazzi. Cioè, manco l'Inter giocava così. Simone è una vergogna. Come una vergogna? Ci guardano, Simone, vergognate. Camelli, Simone Zurro, ragazzi, siamo sempre lì, siamo sempre lì. 5 falli a testa da una parte, 0 gialli. Siamo sempre lì. Che strano. Uno dato per proteste, Enerix, basta. Che strano. Gol. No, Enerix è quello lì. 0-12, expected goal da Juve. Ma 0-2 magari ragazzi, questo campionato non è mai cominciato. Ringraziate Allegri perché veramente vorrei chiedere a Simone Zurlo cosa farà la Juve nel secondo tempo, secondo lui. No, giochiamo, le occasioni le creiamo, io sono abbastanza fiducioso.
poi bisogna metterla dentro. Ragazzi, io, cioè, quello che vi voglio dire è che se io ho un attaccante come Vlahovic che costa quello che costa, lì su quel pallone me lo deve stoppare, me lo deve mettere dentro. Cioè, pochi cazzi, se là c'è Lautaro, stop e segna. Uno dai. Stop, ragazzi, fate scherzi, io ero con lui, giochiamo a pallone. Ragazzi, la palla arrivava all'MLM, quella palla non puoi non fermare. Era lenta, cioè come se l'avesse... Ma è pazzesco, nessuno calcia più di prima, è vero. Ma quella palla la fermi di prima. Vabbè, Fabio, addossare la mancanza de gol o di occasione alla Juve, alla Vlahovic, mi sembra totalmente un'eresia stasera. Ragazzi, se no... quelle cose contano. Sì, vabbè, Fabio, però non è che se la Juventus crea un'occasione a partita... Sì, ma ho capito, ma non è che se la Juventus crea un'occasione a partita e Vlahovic non riesce, allora è colpa di Vlahovic. No, perché la Juventus ha un atteggiamento remissivo, troppo, e ragazzi... E Vlahovic non viene messo in condizione. Poi possiamo trovare 100 responsabilità, maestro. Secondo me ho visto una grande Inter stasera, comunque al cospetto della Juventus, che ha fatto quello che ci aspettavamo un po' tutti, Simone, perché questo ce lo aspettavamo tutti, cioè la Juventus chiusa dietro, ce lo aspettavamo. Comunque ha trovato il gol fortuito, perché c'è da dirlo, però il discorso è che la Juventus deve fare molto di più. La Juventus deve trovare il coraggio... taglio la Zeman nell'area piccola, sforbiciata del più grande signore Rambaudi. Sì, esatto, signore Rambaudi, esatto, e Baiano. Scusa, taglio la Lazio giocava così con Zeman, signore Rambaudi e Baiano. Cioè, taglio nell'area piccola, dove si trova e nessuno se ne accorge. Pavard che non deve star lì, che fa la rovesciata, la spizzica e Thuram lì. Non è un gol casuale. No, per carità, non è un casuale, comunque autogol. Però abbiamo cercato. Simone, veramente, dietro siete un muro e giocate anche con grinta, però non puoi venire allo stadio. Cioè, devi provare a fare qualcosa, dai. Lo so, Fabio, lo so, ma cioè, secondo me Allegri puntava sul portarla sullo 0-0 al secondo tempo. Abbiamo dei cambi migliori, abbiamo Chiesa, abbiamo Weah, abbiamo Eiling Junior, abbiamo giocatori di corsa che possono cambiare la partita. Cambi migliori che solo Chiesa, basta, gli altri fate ridere. No, ma sì, però ma a livello di corsa, cioè una partita che poi... Chiesa. Ma Chiesa non ce l'ha più la corsa, Azzurro, vivi nel passato, Chiesa, dove corre Chiesa? Ok, mo vediamo quando entra, dai. Va bene, vediamo. Viare lo scudetto 23-24. Ocio! È buono! Abbassa la mano Inzaghi, grida tutto lo stadio. Comunque sono onesto, mi aspettavo tutto tranne che vincerò il 4 di febbraio. Calmati Torre! No, fai là, sono carichissimo! Vada in telecronaca, imbecille, Enerix. Oh, Cioranovic, fallo di mano, non ravvisato secondo l'arbitro. E allora Cerny adesso può ripartire. Una delle ultime azioni della Juventus in fase offensiva. Si è speso come il Sciaron Chiesa. Alessandro Alcaraz subito a chiedere palla, di passare da lui per cercare di costruire l'ennesima occasione pericolosa. E adesso Weah si appoggia ancora dietro da Rabiot. Vediamo se allargherà o se preferirà tornare dal suo stesso lato. Così fa, così è. Palla per Locatelli. Dentro per Weah, fermato però benissimo da Cerbi, che poi allontana il pallone che in questo momento brucia, scotta, meno lo si ha, meglio è. E allora ancora la Juventus, che ha dominato nel secondo tempo e forse meriterebbe qualcosa in più. Ora Rabiot, se sono magnati in altri due cose, sono magnati. Rabiot per Alessandro. Alessandro avanza palla al piede, c'è un po' di campo. Azzurro, gli hanno levata la linea. A prendersi, sì. C'è un po' di campo da sfruttare. Alcaraz cerca la linea centrale, non arriva però il pallone a nessuno, se non arriva Maretta, che ha un fallo l'ennesimo su Lautaro, che passa la sua esistenza abbracciato al prato verde di fallo, dai, basta. Uomo di merda, Lautaro, uomo di merda. Canta tutto lo stadio. Io mi dissocio. Ci dissociamo chiaramente. È vero. Anzi, guarda, Lautaro si è fatto pure male, vergognatevi. E però sono solamente i 3 ora i minuti che distano dall'obiettivo. Si sente intonare dalla curva della Juventus
basta, che non esiste. Basta. E Lautaro si sta. Adesso palla per Danilo che si appoggia a Locatelli. Adesso Alcaraz gestisce il pallone, si gira su se stesso. Che fenomeno. Fatto una cosa palla per Chiesa. Adesso si va da UEA. Chiesa. Di nuovo da Alcaraz. Pallone sbagliato da parte di UEA. Ma Alcaraz con un tocco meraviglioso allarga per Rabiot. Di nuovo da Alessandro che mette un pallone in mezzo. Forse è pericoloso, forse no. La liscia Carlos Augusto, ma non la liscia. Occhio. Ma la liscia anche UEA. Calcio angolo. Ragazzi, non era mai angolo. Angolo. Rimessa laterale. Rimessa laterale. Rimessa laterale. Faccio, sì. No, angolo. Derubati. Calcio d'angolo pericolosissimo. Ma perché lo batte Chiesa? Vediamo se la Juventus riuscirà a sfruttare una delle ultime occasioni del match. Chiesa non arriva nemmeno all'area di rigore. Federico Chiesa, che non è di certo uno dei migliori crossatori della Juventus, ma parte Chiesa sul secondo. Vai, bravo Ciara. Non ho mai visto. Manca solo un minuto e mezzo. Non ho mai visto un calcio d'angolo più brutto. Non ho mai visto un calcio d'angolo battuto meglio. Klaasen arremba e chiede a tutti di salire, perché sa, dall'esperienza che si porta addosso, che è un baricentro troppo basso, un atteggiamento troppo passivo, non fa baricentro altro che o Lecce periferia consegnare. Manca un minuto all'avversario, l'ennesima possibilità. Cosa che fa adesso la Juventus con Szczęsny, che cercherà la soluzione lunga. Lo fa verso Bremer, che arriva sul pallone. Adesso va di nuovo con la palla lunga. Fallo forte di Lautaro. Adesso Rabiot allarga tutto di lì. Verso nessuno, ma ci arriva ancora UEA. Ultima forse occasione per la Juventus. UEA, palla per Locatelli. Locatelli da Alcaraz. Alcaraz si appoggia dentro per Rabiot, che difetta leggermente il controllo, ma la palla è ancora bianconera. 20 secondi, Temer 30, 30 secondi. Temer ancora. Palla lunga di Danilo verso Federico Chiesa. Gestisce la controlla Miretti, palla in mezzo. Ma che cross di merda. Ragazzi, a meno 10 secondi alla fine, voglio la ola da parte di tutti. Ma di chi? Tutti. In bocca per Maresca. E come piangono! È finita! Batte la Juventus! Mamma mia, ha fatto perdere la gioia da Juventus! Campione d'Italia! Per la ventesima volta! Un gol! Non porti sfortuna all'Inter! Urlo! A dove sei? Quello buio! Più 4 per un gol della Juve, non so di Don Cassa. Più 4 mannaggia la puttana. Più 4 la fierezza e l'orgoglio dell'azzurro. Più 4 comunque. Più 4 e voi no. Comunque passo di allora, andiamo nell'analisi, dai. No, guarda, ma posso fare io e poi andare al bagno, ragazzi. Prego. Allora, al bagno. Apro i chat. Allora, devo dire il DAZN. Complimenti all'Inter, ha meritato la vittoria, l'ha cercata più della Juve. Atteggiamento della Juve sbagliato al primo tempo. Il secondo tempo la Juve è una squadra che non è abituata a attaccare, non ha tante idee, e l'Inter ha meritato, perché poi ha sfiorato il raddoppio più volte. E complimenti a Inzaghi, che ha avuto comunque coraggio. Poteva anche essere più attendista, perché se va a vedere il pareggio forse stava più bene all'Inter che alla Juventus, e invece ha cercato di vincere subito. Poi è normale che il primo tempo non ha costruito tante palle gol, perché la Juve era tutta dietro la linea della palla, tutta chiusa, ed era difficile. Però mi è piaciuto l'atteggiamento dell'Inter, che ha giocato da squadra europea, da squadra da Champions League. Invece devo dire, ahimè, la Juventus ancora indietro su questo, perché gioca ancora un calcio all'italiana, un calcio che secondo me ti può portare acqua a punti in Italia, ma poi non va da nessuna parte a giocare così in Europa, ragazzi. Questo è il mio pensiero, lo dico. Vado a fare la